Eccomi, eccomi, sono molto felice di girare questo video e di rispondere a qualche domanda. In futuro ti vedi più allenatrice o dirigente? Wow, cominciamo subito forte. Allora, c'è da dire che gli allenatori, soprattutto certi allenatori, sono in palestra molto tempo, forse anche più degli atlete. Dietro c'è moltissimo studio, studio degli avversari, studio degli allenamenti. Cercano di anticipare quelle che possono essere le mosse, appunto, degli avversari, c'è strategia. Non mi vedo molto allenatrice, anche perché penso che le coronarie saltino spesso. Dirigente, magari, perché no? Ti sei mai affezionata ad una tua fan? Sì, ho moltissime fan. Ho girato tante città d'Italia e in ogni città sicuramente ho lasciato il cuore. Volevo fare un saluto particolare, non me ne vogliano altri tifosi, alla signora Rosi. La signora Rosi è una tifosa di Novara che ad ogni partita che giochiamo in casa, anche durante il periodo Covid, dove non potevamo vederci, dove le partite, i palazzetti erano chiusi, ha mostrato tutto il suo affetto, portandoci in palestra, facendoci trovare, anzi, in spogliatoio, una torta. E io di questo la ringrazierò sempre. È un gesto d'amore molto bello. Grazie, Rosy. Hai qualche profilo social? No, da 2 anni non ho più nessun profilo social e questa è stata una scelta. Una scelta in quanto mi sono resa conto che mostrare una certa dose di felicità e una certa dose di figaggine era diventato più importante che sentire felicità e provare affetto e amore per qualcuno. Quindi ho scelto la seconda, una via più defilata, più riservata e ho coltivato solo e soltanto affetti veri e duraturi. E di questo ne sono molto orgogliosa. Cambieresti qualcosa del tuo ruolo di libero? No, non cambierei nulla. È già complicato così com'è. La squadra mi sembra rafforzata. Pensi che riusciremo a prenderci lo scudetto? Wow, questa è una richiesta un po' pretenziosa. Quello che posso dire è che sicuramente la squadra è rafforzata, rinforzata e che stiamo lavorando per questo. Noi ce la metteremo tutta. E ad ogni modo, come dico sempre, a testa alta. Ci vediamo presto. Ciao!